Ciao a tutti pagliacci e pagliacci, o meglio dovremmo dire in questo caso rapinatori e rapinatrici. Benvenuti in questo nuovissimo video della secondo episodio della casa di carta che stiamo facendo insieme su GTA. Allora, io vi avevo chiesto ragazzi 2000 mi piace per i primi episodi, li abbiamo raggiunti e adesso vi porto il secondo. E vi dico già che se volete il terzo ovviamente dovete metterne 2500. Alziamo la posta di 500 likes. Non so se vi sta piacendo la serie, vi invito comunque a commentare e dirmi Omega ci piace la serie, Omega fai succedere questo, fai succedere quell'altro, vogliamo questo e quest'altro, perché comunque sapete che i commenti li leggo, vi ascolto e quindi la serie è bella anche per questo motivo. Nei prossimi episodi arriveranno anche altri personaggi, quelli che mancano della casa di carta, quindi il professore e gli altri due dei rapinatori, quindi il Sinchi e Mosca, sempre se li volete. Quindi mi raccomando ragazzi, attenzione ai commenti, è fatta apposta per commentare, quindi vi voglio carichi nei commenti con mi piace e ovviamente dovete iscrivervi al canale, se no non potete vedere il terzo episodio. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e adesso andiamo subito ai nostri rapinatori, perché questo sarà un episodio frenetico in quanto siamo andati in azzecca di stato, però ora abbiamo un altro problema grave da risolvere. Bene ragazzi, buon pomeriggio a tutti, già perché sono le 16:41, siamo operativissimi quest'oggi, siamo con tutti i nostri rapinatori. Ma che fa questa signora in piedi? Ecco ragazzi, gli ostaggi iniziano già a ribellarsi dopo manco 4 ore, perché siamo arrivati qui alle 9. Sì, sono un po' di ore. Ehi, guarda che dovresti sederti, sennò ti punto il fucile addosso. Quindi ragazzi, come detto, io spero vi possa piacere questa bellissima serie che comunque stiamo facendo su GTA, dato che comunque le rapine con GTA c'entrano tantissimo. Questa, vi ricordo, non è una rapina, ma è una grossa operazione che abbiamo inventato a tavolino, dove vedremo, ve l'ho detto ragazzi, il primo episodio, flashback, il passato dei personaggi, tutto quanto, a condizione che mettiate tanti mi piace e che mi scriviate nei commenti cosa volete vedere, perché ragazzi abbiamo tanto da fare. Allora, vi ricordo i rapinatori di questa rapina, gli organizzatori di questa rapina sono Berlino, Tokyo, Rio, Nairobi, Helsinki, Mosca e Denver, che in questo momento non si sa che fine abbia fatto Denver. E come sapete Berlino comanda l'operazione e stiamo spostando gli ultimi ostaggi dall'altra parte dell'edificio, quindi oltre questo muro, esattamente dove si trova Mosca là sopra un attimo, che sta facendo la guardia ad alcuni che stanno sopra. Poi vi faremo vedere anche dove teniamo gli ostaggi e che cosa stiamo facendo. Allora Berlino, cosa devo fare? Mi hai chiamato? Sono le istruzioni di Berlino, dovrebbero arrivare a breve i poliziotti, perché comunque ormai siamo da diverse ore qua dentro e l'allarme dovrebbe essere scattato. Lui si occuperà di spostare gli ultimi ostaggi, mentre sta dicendo a me e a Rio di tenersi pronti, perché quando arriverà la polizia dobbiamo sparare e dobbiamo fingere una rapina andata a male. Quindi ragazzi, esattamente come nella storia reale della serie della casa di carta. E mi sta anche chiedendo di andare a vedere prima Nairobi e Denver sotto cosa stanno facendo. Io allora inizio a venire con me, perché a breve, secondo quello che ci sta dicendo Berlino, dovrebbe arrivare la polizia. E questa è la parte molto difficile, perché possiamo rimetterci la vita e dobbiamo soprattutto, e dico soprattutto, impedirgli di entrare. Per me ragazzi abbiamo tempo che arrivi la polizia, secondo me 5-10 minuti, quindi veloce, controlliamo, anche perché la polizia è scattata, siamo qua dentro. Oh Dio santo, cosa c'è qui dentro? Oh mamma. Allora, oddio, Nairobi, ma a che quota siamo arrivati già? Oddio santo ragazzi, Nairobi dice che sta tentando di contare, ma più o meno occhio e croce saranno un 400-500 milioni già prodotti. Ma noi ragazzi dobbiamo produrne 2000 miliardi, cioè non so se vi rendete conto di quanti sono. E qui c'è Mosca che sta già iniziando a scavare, perché dice che questo è il miglior punto da dove poter scappare. Il problema è che questo è il capo e, come già sapete anche nella storia, è anche impossibile, cioè ci vogliono molti giorni per riuscire a scappare. Infatti sta trapando da diversi minuti e ancora non si vede manco un buco. Ok, allora vado a riferire tutto a Berlino ragazzi, c'è la polizia che ci aspetta fuori, vedo dalla minimappa praticamente puntini rossi ovunque. Abbiamo rimosso anche il cavo qui, perché devo dire è meglio così, perché ogni volta per passare ci volevano anni. Denver, hai l'RPG? Ragazzi, dobbiamo andare. Oh, già, ma che, vi siete imputtanati nella statua? No, permettetevi di entrare, nonostante abbiamo messo comunque dei tavoli ad ostacolare il tutto. Ah, ok, Berlino ha quasi finito di spostare gli ostaggi.
Berlino, cosa facciamo? La polizia sta arrivando. Dobbiamo togliere questa specie di tavola che avevamo messo per tappare momentaneamente. Perché comunque la polizia sta arrivando. Ci siamo? Oddio, ma l'avete presi veramente? Voi siete dei pazzi. Ragazzi, preparatevi, sta per succedere un massacro che non vi immaginate fuori. Aiutatemi a togliere questo tavolo, ragazzi. Ok ragazzi, pronti all'azione, pronti all'azione. Dobbiamo cercare di far capire come se la rapina fosse andata male. Ok, mi stanno sparando, da dove? Ci sono aerei? Ci sono aerei? Ci sono cecchini? Non si sta capendo niente. Ragazzi, però potete uscire fuori, Spara, spara, spara. Ok ragazzi, dobbiamo cercare di non ammazzare nessuno. Vuoi sparare con quelle SPG? Ma come fai a cadere a terra? Oddio. Ragazzi, ci sono veramente troppi poliziotti. Ho deciso di aspettarli direttamente qui. Poi cercheremo in qualche modo. Oddio, ha tirato un colpo di RPG. Oddio, oddio, spara, sparalo, 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 sparalo. Pensare quella minigun. Oddio, ragazzi, non sta facendo niente. Sta facendo tutto Denver con quell'RPG. Oddio, ragazzi, la porta secondo me sarà ridotta tipo a un colabrodo o qualcosa del genere. Oddio, ragazzi, ci sta capendo. Dobbiamo cercare di respingere. Oddio, questo sta fermo. Sta fermo, si è buggato. Vai, 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 vai. Ragazzi, copritemi voi, mi raccomando. Oddio santo, che bordello. Ok ragazzi, siamo... Ragazzi, hanno colpito Rio. Aiuto. Presto, presto. Tornate dentro, hanno colpito Rio, hanno colpito Rio. Tira un altro. Ok, chiudi, chiudi le porte, chiudi le porte. Metti il tavolo, chiudi le porte, chiudi le porte. Anzi, forza, là c'è l'ultimo che se lo finiamo. Oddio, entra dentro, hanno preso Rio. E anch'io sto crepando, anch'io sto per crepare. Metti il tavolo, aiutami, dobbiamo spostare Rio. Ok ragazzi, sono andati a chiamare gli altri, intanto dovrei intrattenere gli ultimi. Dai! Oddio, ci sono cecchini ovunque, abbiamo fatto una strage! Ragazzi, a quanto pare io si è fatto male, sono saliti un attimo tutti su, a parte Berino che sta cercando di calmare la situazione. Ragazzi, è una situazione molto pratica perché... Berlino, cosa dobbiamo fare? Non ci sto capendo niente, ragazzi. Povero Rio è ferito, non so cosa dobbiamo fare. Ragazzi, anche se siamo feriti, stiamo iniziando ad andare sul terrazzo. Ci vediamo quando arriviamo sopra. Cerchiamo di tenerli a bada il più possibile. Ragazzi, ci siete? Andiamo, andiamo, veloci, veloci, veloci. Cerchiamo di tenerli a bada il più possibile. Io forse è ora che usassi la minigun. Forse è ora di usare la minigun, sì, forse in questa situazione di usare la minigun. Vai! Oddio, e così sono buttati. Avete visto qualcosa voi ragazzi? Cercate di coprirmi le spalle, io butto giù tutti gli aerei. Eccone un altro, eccone un altro. Madonna. Oh cazzo. Incredibile questa ragazza. Ok ragazzi, non ho idea di come siano saliti. Sono saliti alcuni poliziotti. Stiamo cercando di tenerli a bada. Sparateli, sparateli. Forse dovremmo ritornare giù. O forse è ora di usare di nuovo il lanciarazzi. Presto, fai cadere l'aereo. Oh, Madonna. Quanti siete ancora? Quanti siete? Spara. Ragazzi, se non andiamo di minigun qui crepiamo. Dobbiamo usare per forza assolutissimamente una minigun, non l'RPG. Vai, 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 ci penso io ragazzi. Voi coprite, se dovesse salire qualcuno coprite. Oddio, c'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Ci penso io agli elicotteri, ci penso io, ci penso io. Oddio, questo ragazzi potrebbe cadere dritto di fronte alla porta della zecca di stato e potremmo non entrare seriamente più. Che ora è? Che ora è? Fammi vedere che ora è. Io sono le 7. Oddio ragazzi, abbiamo fatto il bordello. Forse è ora di scendere ragazzi, è ora di scendere, è ora di scendere. Non ne arrivano più, non ne arrivano più. Scendiamo, 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 scendiamo. Ok ragazzi, siamo rientrati dentro e c'è Berlino che è incazzato perché dice che abbiamo fatto troppo casino. Troppo casino. Ma hai visto che stavano con gli elicotteri? Erano 3000 poliziotti ed è incazzato Nero. Guarda che questo potrei spararti in questo momento a superare il controllo dell'operazione. Inizia già a esserci un po' di flame tra i personaggi, anche a te Denver. Dovevamo fare secondo te a respingerli? Erano tutti con aerei, furgoni, FBI, madonne, smadonne, tutti quanti. Come dovevamo fare a respingere tutta quella polizia? Ma la vera domanda è come fanno loro due a fumare con le maschere sopra. Vabbè, dettagli, forse c'è un buco per la maschera. Vabbè. Comunque ragazzi, è stata un'avventura un po' particolare perché il nostro Tokyo ha perso, cioè ha perso. Il nostro Rio è ferito e c'è un po' di sangue che Rio qui ha perso, ma... Ragazzi, nulla di che. Che vi devo dire? Rio, riprenditi. E siamo stati un attimo tutti qui sopra per fare una specie di... Ecco, siamo appunto a mezzanotte e Berlino dice che la situazione fuori è tremenda. Dice che a breve riceveremo anche delle notizie. Cioè, sta succedendo veramente il bordello fuori, ragazzi. Fuori si sono accampati tutti quanti. Dovremmo andare a vedere. E a quanto pare Berlino aveva ragione, perché guardate un po' ragazzi, siamo circondati, addirittura carri armati, la madonna. Cioè hanno creato proprio un posto di blocco. La zona è proprio off limits, siamo chiusi da tutte le parti. Cioè siamo chiusi da qui, da lì e anche da lì. E a questo punto mi viene spontaneo credere che siamo chiusi anche dall'altro lato. Non so precisamente
che cosa stia succedendo, ma dovrei comunque avvisare Berlino di questa situazione perché siamo bloccati ovunque e ci sono forze di polizia praticamente da ogni tipo di parte. Mentre Tokyo sta spiegando la situazione a Berlino, però che siamo circondati, che sicuramente ci sarà un piano d'attacco, adesso le chiamate, un po' come i ragazzi nella serie, adesso succederà tutto piano piano nelle poi questa situazione. Io vi invito comunque a mettere su mi piace se questo secondo episodio vi è piaciuto, 2500 likes per sbloccare il terzo episodio. Iscrivervi al canale, commentare con cosa vorreste vedere, ovviamente se vi è piaciuto l'episodio, se vi sta piacendo la serie, se vi piacciono personaggi, tute, costume, vestiti, ambientazioni, tutto. Io ovviamente vi invito a seguirmi su Instagram, che trovate qui in descrizione, per essere salutati da me, dal vostro rapinatore preferito, in tutti i prossimi video, per non perdere tutti gli outfit bomba che posto. Quindi, detto questo, per questo secondo episodio della Casa di Papel è tutto, ovvero la Casa di Carta. Noi ci becchiamo nel terzo episodio, vedremo cosa si inventerà la polizia e cosa si inventeranno i nostri rapinatori. Speriamo che Rio si rimetta. Qui rapinatori, qui è il vostro negozio e noi ci becchiamo al prossimo video. E sghe per tutti.